Benvenuti ad una nuovissima puntata del vostro Gin Rock. Grazie per averci seguito fino ad ora e per aver apprezzato i nostri video e i nostri soprattutto artisti. Diamo il via ad un'altra puntata allora. Sia. Benvenute e benvenuti ad una nuovissima puntata del vostro G-Rock. Quest'oggi con me in studio abbiamo Andrea. Ciao a tutti. E Alessio. Ciao. Niente poco di meno che i Lou, o perlomeno una parte di loro. Esatto. Una piccola parte, buona o non buona, starà a voi deciderlo. Non lo so, vedremo per il momento. Dunque abbiamo il cantante e il chitarrista. Corista, chitarrista, inventore, c'è un po' tutto però... Il tuttofare della band. Wow, ci affascina questa cosa. Non ci direttamente scordiamo. Da Rimini. Sì, noi siamo un gruppaccio di Rimini. E siamo parte di un gruppaccio di Rimini. Mancano il batterista che tra poco conoscerete, il bassista e l'altro chitarrista Lorenzo e Franz. Andrea, al prossimo lo incontrerete, insomma. Li salutiamo nel frattempo e li ringraziamo. Ma anche no, perfetto, niente, grazie mille lo stesso, fa niente. Sei gentile però col resto della band. Scherzo, ci voglio bene. Questo è il fare del leader che mi dicevi prima. Sì, essere un po' polso. Aspro, molto aspro. Non è vero. Lontanissimo 2001. Noi siamo, sì, ormai suoniamo insieme da quando eravamo alti così, sì. Non siamo cresciuti praticamente. Esatto. La formazione nasceva con degli altri elementi, tre di noi sono rimasti, altri due ci siamo evoluti, mettiamola così, e però ormai siamo già belli che consolidati con questa formazione da un sacco di tempo già, e devo dire che è molto divertente. E beh, poi è una sorta di piccola famiglia, come te lo devo dire, di altra maniera. Angemi, guarda origini siciliane, adesso infatti, le tiro fuori. Mi ero scordato. Ma partiamo subito con i live e partiamo subito che nel 2007 esce il primo EP. Di cui parlerà il nostro... Alessio, il nostro Alex. Il primo EP era Casa Speranza. Casa Speranza in realtà esiste ancora, casa sua. Ha cambiato veste. È un po' una comune. Gente che entrava, gente che usciva. Sai quelle feste un po' che non sai bene chi si è invitato. Chi c'è, chi non c'è. Gente che entrava e che non usciva, tra l'altro. Ok, soprattutto. E abbiamo pensato di scriverci una canzone. Ottimo. Ovviamente il testo qua del nostro leader. Sì, si parla di cose del paleolitico. Ma non lo diciamo perché adesso vi dobbiamo mostrare a tutti. Io vi conosco già, ma loro no. E quindi mandiamo il primo video. Loro sono i Lou e questo è Keep on Rocking. Cosa c'è di sbagliato? Che cosa c'è se non ho ancora imparato? Incosciente o immaturo? E ad ogni modo non ho mai rinunciato. Resto qui, passa il tempo, e nonostante tutto il resto lo stesso. Guardami, guardami adesso, e non cercare in giro, non c'è di meglio. E ogni tanto lo so che voltarmi dovrò, a guardare indietro ad ogni compromesso. Forse capiterà, ma il rimedio sarà lo stesso. Keep on rocking, keep on rocking. Eccoci tornati in studio. Salve. Abbiamo un nuovo componente. Un nuovo acquisto. Salve. Buonasera. Salve Andrea, di nuovo. Anche lui. Tutti. Lui è il batterista. Vai, adesso si fa casino tra chitarre e batterie qua. Ma c'è la parte più rumorosa del complesso. Vai, abbiamo eliminato il leader, ci dispiace, lo salutiamo, è andato a casa, è tornato a Rimini. Ciao, grazie. Fai bravissimo. Abbiamo visto Keep on Rocking, che è un pezzo del vostro ultimo prodotto, esatto. Del vostro album. Sì, è stato scritto dopo un temporale, dopo una serata, sai, fine serata, un temporale violento, tutti gli strumenti bagnati, ci siamo ritrovati sul palco io e quello che adesso abbiamo cacciato. Ok, è tornato a Rimini. Esatto.
okay. Che non avevamo più una sola parte asciutta e abbiamo, non so, è nata questa canzone. Sembra una cavolata, ma alla fine abbiamo capito per il motivo per cui stavamo sul palco, pur essendo bagnati fradici. Che tra l'altro ricordo perfettamente di averla annunciata io al vostro live ad agosto, sì, questa canzone. Questa cosa me la ricordo. Infatti è stato bello, è stato figo. No, è stato, sì, un bel live, adesso parto gli scherzi. Avete ballato un sacco, in effetti. Abbiamo anche avuto un sacco, ma questo non lo possiamo dire, andiamo avanti. Ci sono avanti. Video che provano. Ci sono anche delle foto. Aiuto! Ma andiamo avanti e andiamo subito al 2010, quando partecipate alla festa dei surfisti di Riccione. Sì, questa è stata una bellissima esperienza, anche perché c'era un fiume di gente, un mare, visto che eravamo sulla spiaggia. È stata veramente una cosa indimenticabile. Come indimenticabile l'uscita a settembre 2012 del vostro album. Sì, in realtà abbiamo deciso di farlo uscire in quel periodo lì. Poi siamo usciti recentemente anche in distribuzione digitale. Ok. iTunes, Amazon, Google Music, Spotify, eccetera eccetera. Però sì, il 2012 è stato il momento in cui abbiamo deciso di rilasciare le canzoni. Dove è nato praticamente Spettri? Sì, Spettri è sempre un testo del magico tornato, ok? La title track è un album tutto interamente scritto da noi, tranne la cover del mitico Ivan Graziani, ma di quella parliamo dopo perché quella è una chicca. Intanto vi faccio subito vedere qualcos'altro. Allora, Porpora, e loro sono i Lupi. Balla, balla, mille luci di seta, balla, seguo la tua gonna di seta, mi cade solo una goccia di te e ti perdo tra fumo, bracciali, l'asfalto e la polvere. C'è chi paga da bere, palla, segna con le labbra bicchiere. Sì, è così che si fa, se vuoi vedermi morire tra fumo, bracciali, l'asfalto e la gente. C'è una gitana, danza in punta di piedi, c'è una gitana quando leggi nelle mani. Il tempo non perderà tempo dietro a noi a stento. Riesco a seguire i passi tuoi. Ma gitana, ora dimmi cosa vedi. Salta sulla giostra che la notte tanto ci scorderà. Ribattati nel cerchio che domani non si vede ancora. E gira in tondo, gira in tondo, gira e gira. Rieccoci tornati in studio, ricambiata la formazione, abbiamo di nuovo il leader. Siete fortunati, c'è gente che non mi ha più visto. Pensa, speravamo fossi partito, invece no, accidenti, mannaggia la miseria. No, scherziamo, scherziamo. Abbiamo visto il video ufficiale Porpora. Vi è piaciuto? Speriamo sia piaciuto anche loro, a me particolarmente. Bene. È molto orienteggiante o erro? È stato inventato quasi lì sul posto, però è stata una bellissima esperienza. È bello anche il video. Sì, perché sì, abbiamo fatto due giorni di completo full immersion nella natura, quindi è stato il valore aggiunto. Ci piace. Sì, è stato bello, ma poi soprattutto chi ci ha dato una mano a realizzarlo è stato... Si è proprio così sbragato e ci ha dato una mano senza volere niente in cambio e sono stati tutti veramente grandiosi. E allora ringraziamo tutti, ma guardate anch'io come sono grandiosa, perché guardate, rullo di tamburi, cosa ho il disco The Official. Ma guarda che questo non è il nostro. Ok, ho sbagliato. Scusate, ripassiamo. Non è vero, è loro, sono i Lupi e questo è Spettri. Questo è il disco ufficiale, lo mostro a tutti perché così almeno voi possiate comprarlo, scaricarlo, fare quello che vi pare. Esatto. No, allora io nel frattempo che io lo scarto tu ne parli. Parliamo della cover di Ivan Graziani, che è stato un gioco. Dillo. Che gioco di che? Dai, ma non si ricorda nulla. Io non mi ricordo assolutamente. Ma ad agosto, durante il live, hai fatto il giochino. Io faccio una cover, voi mi dovete dire di chi è questo, il titolo. Questo però manifesta chiaramente, intanto che tu apri,
che ogni live è diverso dall'altro, perché io assolutamente non mi ricordo, perché ho la memoria di un moscerino. Ma ti ho vinto io! Ho chiesto chi riconosce la prossima cover avrà in omaggio un CD. Uno ne abbiamo fatto, ne abbiamo stampato uno solo per lei. Ma non è vero! Non è vero, chi vinceva aveva in omaggio la birra, io ho bevuto la birra, non è vero, mi hanno fatto ubriacare. Però sei stata brava, hai indovinato soltanto. Certo che sono stata brava, era Ivan Graziani ed era Dr. Jenkins. Abbiamo la corista, era ora. Finalmente. Dunque vi stavo dicendo che questo è il disco, io intanto l'ho aperto, è bellissimo, guardate un po', qua c'è tutto il resto della band. Questi figaccioni riminesi, modella roba. Dio, della roba. Cosa c'è dentro? Ma dentro c'è anche qualcos'altro e c'è una carta. Cosa abbiamo vinto? Una carta. Che carta è? No, scusa. Dark Mond. Questa è una carta che porta sfiga. Oddio! Ma come carta che porta sfiga? Puttane! No, ma dai, ma su, ma come? No, non è vero. Questa è... Spieghiamo perché c'era la carta nel disco. C'è intanto una carta perché, se avete avuto modo di guardare il video, è tutto molto legato alla sorte, alle giostre, a un giro di vita che nel video si racconta. E ogni carta, sì, ogni CD ha una carta, ogni carta è diversa, sì, e per ogni carta sul nostro sito, sul nostro spazio Facebook riuscite a capire che è intanto nel frattempo. Allora, dal sito riuscite ad accedere a tutto quanto e radiolu.com riuscite a trovare tutto e anche il significato di ogni carta, di questa carta di sfiga, perché se questa non è carta di sfiga tu lo scoprirai andandolo a scoprire sul sito. Vabbè, se questa è carta di sfiga, io ringrazio comunque i miei ospiti che sono stati qui con noi oggi, sono simpaticissimi, io sto morendo da ridere ma devo chiudere assolutamente. Ricordo però a tutti voi, oltre che radiolu.com, il nostro facebook.com/la televisione web o il nostro sito www.latv.it per andarci a vedere, condividere, mettere like e fare tutto ciò che volete. Io ringrazio i miei ospiti per essere stati qui con noi. Grazie a voi. Ringrazio Alessio, che intanto anche lui è partito e tornato a Rimini, lo ringrazio con tutto il cuore. E che dirvi, non dimenticatelo mai, stay rock.